differenza. Non appena arrivano anche quelle di carattere idraulico, che sono della stessa natura, di natura tecnica, le riguardiamo in modo da poter adattare e verificare, insomma, qual è il parere dell'ufficio rispetto alle osservazioni. Poi, prima di entrare nel merito degli argomenti di oggi, dicevo prima che iniziasse la registrazione, all'ultima commissione prima di Natale, abbiamo ascoltato la proposta di emendamento del sindaco relativa alla scheda norma che riguarda la Villa Le Fianore e il parco da corredo. Su quella proposta, che in realtà il sindaco proponeva di trasformazione di una scheda norma esistente, perché è una scheda norma che abbiamo affrontato nell'esame sia in prima istanza nella formazione del piano, sia successivamente in fase di osservazione, viene ulteriormente la proposta del sindaco, è quella di un'ulteriore modifica, stante le novità che ci sono rispetto all'acquisizione e quindi alla nuova proprietà di tutta l'area. A seguito della presentazione si è sviluppata una discussione nella commissione. Di questa discussione se ne è già in parte, già in sede di commissione ci sono stati degli sviluppi. Ulteriori sviluppi sono contenuti nella proposta definitiva dell'ufficio che è ancora allo studio, per cui a una prossima commissione riprogrammiamo l'esame di questa osservazione, prima ovviamente della votazione. In senso cronologico. Oggi invece abbiamo e le abbiamo ricevute per email, le abbiamo ricevute per email a fine mattinata, gli aggiornamenti che riguardano le schede norma che erano state sospese o comunque insomma richiedevano degli approfondimenti da parte dell'ufficio oppure per i quali si era svolta in sede di discussione nella commissione un parere diverso rispetto a quello che della commissione, dei noi commissari, rispetto a quello che il servizio aveva proposto inizialmente. Di conseguenza, come abbiamo fatto per la schedatura degli edifici, come abbiamo fatto per la parte normativa, l'ufficio ha ripreso in mano queste osservazioni e ha definito una volta per tutte il proprio parere. Nella mail dove trovate la tabella, vedete quali sono i recepimenti a seguito della discussione in commissione che l'ufficio ha tenuto conto, di cui l'ufficio ha tenuto conto, oppure quelli che invece non sono stati oggetto del riesame da parte dell'ufficio. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando andremo a votare in questo caso qui avremo delle situazioni in cui, come per tutte le altre, ci sarà allineamento nei confronti del parere dell'ufficio. In questo caso, in alcuni casi ci sarà allineamento, in altri casi non ci sarà allineamento. Poi, salvo il fatto che ovviamente ogni commissario, fino al momento della votazione, ha modo di formare il proprio parere in relazione all'oggetto delle discussioni. Quindi chiedo a tutti i commissari e all'Antonella, se possibile, di condividere visualizzando quella tabella che è stata trasmessa e che reca a oggetto le osservazioni, il riesame delle osservazioni che riguardano le schede norma, a cominciare dalla numero 10. Manola, scusate un attimo, dove è stata No, caricata? ma ho fatto la condivisione schermo, dovrebbe. Perfetto, brava, perfetto, ok, grazie, ciao ciao. La vedete? Dai te, Manola. Sì, va bene, benissimo, sì, la vediamo. Allora, come vedete, la 10, la commissione aveva proposto di portare a 4 le unità immobiliari. E noi ci siamo adeguati, non cambia il parere, è stata direttamente aggiornata la scheda. Poi Cioè, ora io me le cioè, così vanno riviste, perché cioè, ricordarsi a memoria, cioè, tutto,
Cioè, bisogna riguardare un attimino perché Allora, forse io. ti spiego Riccardo. La richiesta del cittadino era di portare le unità da 3 a 6, no? Abbiamo accolto quasi tutto, dovresti avere il registro. Eh sì, cioè, sì, dicevo, ma Chiedeva sono di arrivato modificare la superficie fondiaria, la superficie. oggi, non ce l'ho fatta a guardarle oggi, sono No, molto. no, no, Riccardo, il registro già ce l'avevi, era il registro su Ma cui queste abbiamo qui, lavorato. queste osservazioni qui, no? Queste qui ora Sì. io. No, ma voi per questa osservazione, la 10, eravate tutti d'accordo. L'unica cosa che aveva chiesto la Commissione era di modificare il numero delle unità immobiliari. Il cittadino chiedeva da 3 a 6 e noi ne abbiamo date 4, perché mi sembra che prima gliene avevamo date 6. Quella a capezza. Sì. Ma No, questo qui, che registro era? Delle schede? era il registro delle schede norma, si Delle parla, note. è l'osservazione 10, la TU 3.1. Posso, scusate, ciao a tutti, Ciao. posso dare un suggerimento? Invece di condividere questo schema che tanto abbiamo tutti, si potrebbe fare come l'altra volta, cioè Antonella potrebbe via via che noi ne parliamo condividere quantomeno l'immagine cartografica della scheda norma, così che Forse è meglio. magari diciamo uno capisce diciamo più immediatamente qual è il riferimento. Se siete d'accordo, è il modo che abbiamo usato l'altra volta. Noi Sono abbiamo d'accordo io. compresa la tabella che vi raffronta in sostanza, quindi se si visualizza la previsione di piano, sì, è meglio. Conviene andare, Antonella, nelle schede norma che ha mandato Fabrizio, le ultime. Mi senti? Sì, sto cercando, mi Ah senti, no, Sara? era per capire se mi si sentiva. Sì. Si sente. Un attimo, che devo trovarle, un secondo perché non le trovo. Jacopo, l'hai festeggiato l'ultimo dell'anno, no? Ci sei andato a giro. No, no, siamo in registrazione, Io so Riccardo. tutto, so tutto. L'ultimo dell'anno ero a questo tavolino. Ah, proprio a quel tavolino. Sì. L'ultimo dell'anno ci vuole sobrietà. Ma è una parola sconosciuta nel vocabolario di Jacopo. Non è mio, sì. Antonella, ci sei? Sì, ci sono un secondino perché ho il problema che è molto in ritardo il mio computer qui da casa. Dovete avere un attimo di pazienza. Purtroppo, Ok. lavorando così. Ci sono, eh?
Oddio. Secondi me lo apre, un attimino, scusate, ma ok. Via. Non mi dà la condivisione. Allora. Che fa Antonella? Provo con Stefano se si apre dal tuo. Guarda, è lentissimo. Ecco, ci siamo. Eccolo, eccolo. Eccolo, è arrivato. Allora. È la TU 3.1. Aspettate, no, Manola, se no qui ci si fa notte oggi. Bisogna che te lo faccia Stefano sul tuo. O lui col suo, perché mi va troppo a Vado rilento. Mi a va troppo a chiamare. rilento. Ma dove si trova? Dove l'hai scaricato le schede del cinquino? Io l'avevo, le ultime devono essere quelle datate 22-12. Ma sono nel condiviso? Sono nel condiviso. Aspetta, vediamo un po' se ce la faccio. Ci riprovo, eh. Aspettate, eccolo. Ce la faccio, dai. Ce la faccio. Io direi proviamo, poi se Antonella non ce la fa si coinvolge Stefano, perché te Esatto. chiaramente Manola non puoi tenere, diciamo, insomma, te già devi tenere sott'occhio lo schema per no, le necessità del caso. Stefano, che non vada via. Stefano, avevi programmato la perché abbiamo problemi, la è molto lenta dal. Sì, va bene. Insomma, ha questo Aspetta. fascista lì di me. No, bisogna che lo faccia Stefano, scusate perché mi è andato in tilt il computer qui. No, niente. Ci stiamo sistemando, si sta preparando Stefano. Antonella, però non andare via se puoi, perché magari certe cose ce le ricordiamo insieme.
è quella di cui parlate ora, la TU 3.1. sì, ora Stefano sta andando. Sì, perché purtroppo oggi la linea qui a casa mia è così, è ballerina. Qui non vado via. Col suo. Quindi io se mi collego col suo, la disconnetto lei. Allora faccio una cosa, mi collego col mio, così ci rimangono tutti e due. Vabbè, e... basta come ti pare, però devi sentire. Infatti, lo faccio con questo. Allora. Scusate, cioè, bisogna aspettare 5 minuti, Stefano si sta collegando dal suo per non disconnettere l'Antonella. Infatti, vedi, io ce l'ho, voi invece siete rimasti fermi a questa immagine, proprio non mi aggancia il computer. No, è che ora Stefano non si collega dal tuo, altrimenti disconnette te, capito? Ok, perfetto. Si deve collegare dal suo, ma gli manca il microfono, va bene. E cioè l'altoparlante. Oggi non è giornata. No. No, sta andando proprio come gli pare, guarda il lavoro. Buonasera a tutti. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. Allora, io devo far vedere lo schermo? Allora, devi andare, Stefano, alla diretta di quella del piano operativo. Nelle norme tecniche devi andare a prendere schede norma modificate, c'è l'ultima modifica. Aspetta, sì. Prendo... Mi devi dare la possibilità di diventare relatore. Aspetta, buona. E come te la do? Che qui è tutto diverso. Oddio, saggi che lavori. Ci sei? Aspetta, Stefano. Siccome me lo dà diverso, quindi non trovo. Aspetta, vai, ho trovato. Ti ho dato il relatore. Sì, ho fatto. Fai diventare Simone. No, scusa, ma ho preso Simone. Di pazienza. Lo puoi fare te? Dunque, schede norma modificate. Allora devi andare, ma è difficile. Sì, l'ultima datata è 24/12. Vai. Ma che lo farò? 10 novembre? No. No, devi andare nella directory delle schede norma, c'è una cartella, ora me l'hai elevata, schede norma modificate. Ci sono. Ecco, una 24/22/12. Allora Stefano, la prima che va vista è la TU 3.1 e ci fai vedere la cartografia e la modifica riguarda le unità immobiliari, il numero.
Questo. Sì, riesci mica, almeno io lo vedo piccolo, però può darsi dipenda da me, non lo so. Ce la fai? Ecco, Ah, a si vede allargare un po'. piccolo. Perfetto, perfetto, così. Ecco, Ovvio. questa è la modifica delle unità immobiliari, 4. Ecco, io la Quindi vedo. io la Sì, vedo. poi io sto. non la vedo io. Come mai non la Sotto. vedi, Manola? Appunto, boh, come... Ah, ecco, sì, ok, l'ho visto, perfetto. Allora, le unità immobiliari, eccole qua, 4, e facci rivedere la cartografia, Stefano, così tutti hanno presente. No, ma quella, io direi quella con le previsioni, se siete d'accordo, almeno, eccola lì. Ok, siamo a Io posso Capezzana, insomma, l'osservazione la conosciamo, l'abbiamo già esaminata. qua, tre, La commissione? quattro. Che te adegui? Sì. Sì. Allora, poi ci abbiamo. Ah, scusate, possiamo... non ho capito, si può andare avanti o... Non ci sono interventi, non ci sono interventi. Abbiamo visto la partizione spaziale e l'area territoriale a cui si riferisce. Prego. Allora, possiamo andare alla TR4.10, che è l'osservazione 18. La commissione rileva un'incongruenza relativa all'indicazione della destinazione d'uso ammessa, in quanto qui c'è un errore. In un punto viene indicato commerciale al dettaglio e in un altro commerciale all'ingrosso. E abbiamo corretto la scheda. Quindi, Stefano, se vai alla TR4.10. Via Andreuccetti, località La Verdina. Sì, dovrebbe essere stato eliminato commerciale all'ingrosso, ovviamente, e quindi ci dovrebbe essere solo il dettaglio. Ecco, come vedete, no? All'ultimo rigo, e o commerciale al dettaglio, poi commerciale all'ingrosso zero. Va bene, questa era una Sì, correzione. io ho messo tutto, quello che la commissione aveva rilevato, mi sembra. Insomma, non era di sostanza, ma di. Sì, no, no, e la stragrande maggioranza sono così, poi ce ne sono anche, ovviamente, altri. Scusa Stefano, si può rivedere la scheda con le dimensioni? Voglio controllare una cosa. Leggi? Sì, ok, no, perché qui non serve precisare sulla media nulla perché siamo al di sotto, giusto? Essendo 270 metri quadrati, giusto? Manola. No, Parlavo con Roberto, ai campi dimmi. sportivi. Sì. dicevo, qui non va precisato niente rispetto al fenomeno della media e grande distribuzione perché 270 è No, già al di sotto della media, giusto? sì, perché appunto, e poi è il dettaglio, mi hai specificato che è il dettaglio, No, ma il dettaglio può essere anche medio o grande, no? eh. Ah, sì, quello è vero, Però qui certo. siamo a 270, quindi questo problema non esiste, giusto? Sì, vero. Ok. Posso andare avanti? Vi prego, scusate, mi era suonato il telefono. Sì, io non ho osservazioni. Allora, andiamo alla 71. Questa invece è la TR3.1, Stefano. Questa ha avuto una modifica sia nel parere istruttorio, perché da accolta andrebbe a parzialmente accolta, perché la commissione rilevava un'incongruenza relativa alla destinazione d'uso tra commerciale e commerciale all'ingrosso. Poi viene rivista e modificata la scheda norma, eliminando la parte fondiaria vicino al cimitero
e spostata nell'area di atterraggio su Via del Giardo, perché l'osservazione chiedeva una nuova edificazione lì sulla Via Sarzanese. E invece nell'esame della commissione è stata, diciamo, trasferita nell'area di atterraggio. E questo è il motivo per cui è stata cambiata anche il parere istruttorio da accolto a parzialmente accolto. Perché vedete che nell'area A sono spariti, no, la superficie per la trasformazione, diciamo. E l'area B è quella di atterraggio, che invece viene aumentata. Quindi l'incongruenza sul commerciale è stata tolta. È stata tolta, aspetta, ora questo è incongruenza tra commerciale e commerciale all'ingrosso. Aspetta che questa non me la ricordo, bisogna dunque residenziale, superficie edificabile massimo commerciale, area. Puoi scorrere un attimo, Stefano, un altro pochino? No, troppo, ecco. Ancora? Vabbè. Eccolo qua. Cioè, è stato messo soltanto artigianale industriale, Sì. questo mi sembra. Cioè, Vedi, c'è l'unica, la diciamo, cabina. se ho capito bene, diciamo, la parte fondiaria è tutta spostata sull'area d'atterraggio con l'unica destinazione d'uso artigianale industriale. Sì, infatti, come vedete, commerciale al dettaglio è stata in alternativa Cancellata. all'artigianale industriale, è stata cancellata, rimane artigianale industriale. Ok, ci sono osservazioni? Domande? No. Allora, andiamo alla 87, che è la TU 3.10, Stefano. In questo caso la commissione richiedeva di ampliare la parte a verde a 700 metri quadri e ridurre il parcheggio a 800. Assessore propone di inserire un elemento di flessibilità sui rapporti e dimensioni. Approfondito con architetto Cinquini, che non ritiene necessario dichiarare esplicitamente la possibilità di variare i rapporti tra le superfici di verde e parcheggio, in quanto la scheda norma fa riferimento alla realizzazione dell'opera pubblica e che pertanto in sede di progettazione dell'opera potranno essere modificati i rapporti tra le aree. Quindi in pratica questa scheda non viene modificata, viene confermata così com'è. Non so se è chiaro. La Ma hai problematica. detto, scusa, ma hai detto TU 3.10? Sì, TU 3.10. Non c'è. Come non c'è? 3.9. Io ce l'ho 3.10. Via. Sarà TR. Io ce l'ho sempre con TU e l'abbiamo sempre vista con TU. Io proviamo a guardare la TR 3.10, fosse quella lì, però. Antonella, No. Antonella, sono qui, vi sto cercando l'osservazione. Ti dice niente questa L'87, eh? Io ce l'ho E tre. perto quelle giuste, Stefano. Se posso dirvi come la vedo io, siccome questa qui è una di quelle che è stata inserita a seguito di osservazione, non vorrei che nell'indice mancasse, ma nel testo ci sia, cioè che ci sia un errore di. È possibile, è vero. Era accaduta una cosa di questo genere, Antonella, quando si riguardava con Fabrizio. Sì, esatto. Prova un po' la 3.9 allora, la TU 3.9. Cioè, ci sta che ci sia nel testo e magari nell'indice c'è un errore. Ah, no, ma.
Sì, andiamo. È quella lì, via Italica, è sulla via Italica. Non so se vi ricordate, la commissione ne aveva parlato tanto, quanto area attribuire se si vede al parcheggio e quanta verde invece. Sì, Ricordate se me lo ricordo, però non mi ricordo bene l'area parcheggio se era stata modificata. No, noi non abbiamo modificato niente, Riccardo. Era quello, era la commissione. No, noi la commissione chiedeva di ampliare la parte a verde e di ridurre il parcheggio. No, io E no. sembra da com'è che sia così, perché come vedi l'area verde è più grande di quella del parcheggio. Simone proponeva, siccome appunto c'era la questione se era giusto avere un'area verde grande vicino alla Via Italica o se era meglio potenziare un'area parcheggio, allora l'assessore aveva proposto di inserire nella norma un elemento di flessibilità di questi due rapporti, no? E Sì, ah, parlando mi con... ricordo. Forse è quello che lo chiedeva Alberto Iacomini di avere un parco Insomma, più mi ricordo che ne grande, abbiamo perché ci parlato sono delle tanto. esigenze di quell'area lì che non esiste un punto. Ah, ora mi ricordo. Allora, l'architetto Cinquini con cui abbiamo riguardato, diciamo, questi appunti e questi suggerimenti dati dalla commissione, ritiene inutile precisare una cosa di questo genere come proponeva l'assessore, perché dice sarà al momento in cui progettiamo l'opera pubblica che verranno, diciamo, date queste proporzioni, come verranno ritenute più congrue relativamente al progetto che verrà stabilito. Quindi non abbiamo cambiato niente. Devo dire che questa spiegazione di Fabrizio, che è molto bravo ma non infallibile come ciascuno di noi, non mi convince. Ma infatti. Nel senso che se qui c'è scritto 800 metri quadrati di parcheggio e 700 metri quadrati di verde. Ma quelli, allora, è una verifica che possiamo fare, io credo che quelli ci siano. È che per, come dire, calibrare, perché poi appunto abbiamo fatto una discussione, come vedete, ora Manola, scusate, io sto solo chiedo dicendo scusa. che la proporzione fra verde e parcheggio è fissata dalla norma, perché se su 1500 800 sono parcheggi e 700 verde, l'elemento di flessibilità non c'è, nel senso che poi Appunto, se cioè, sono... cioè... quello che vuol dire Simone è che 800 più 700 ci sono sicuramente, no? Però ci No, sono in vuol quella dire Simone che più di proporzione... 800 per parcheggio puoi fare, più di verde 700, no? O metti 1500 euro da suddividere tra parcheggio e verde. No, allora, no, diciamo, come vedete, la Non superficie minima di spazi pubblici da cedere sono 1.500 e quella non è fissata. Poi, di cui a parcheggi 800, di cui a verde 700, ok? Fabrizio ritiene che se in occasione della progettazione dell'opera pubblica questi due rapporti devono essere variati, può essere fatto in quel momento lì, non hanno una Però, validità. ma scusa, per me no. È un mio Scusa, bugiardo. Manola. No, perché ha Dipende dalla specificato sulla norma. scheda. Se ce lo Ma scusa. scriviamo, Manola, se ce lo scriviamo, sono d'accordo con Fabrizio. Se non ce lo scriviamo, no, perché sono Con una fissati lì. variante, con Ci vuole una variante. l'approvazione Va bene, allora questa va scritta. D'accordo, si può, però va scritta. Ma sentiamo se vogliamo di fare 1500 metri da destinare all'uno o all'altro. Insomma, se, non lo so io, sentiamo anche Alberto che era Ma magari sensibile a questo tema. se la proporzione degli spazi pubblici la riteniamo congrua, scriviamo una precisazione sotto quella tabella lì dell'articolazione spaziale dove c'è scritto che eventuali modifiche nei rapporti fra gli spazi a verde e gli spazi a parcheggio sono definiti in fase progettuale. Sì, Tanto esatto, come... basta una postilla così, perché io mi ricordo che a questa Volevo dire conclusione, questo, ma... no, Io un dice... minimo di parcheggi però le prevederei, cioè perché se Sì, poi certo. dopo nella fase progettuale viene fuori 1300 metri di verde e nulla di parcheggi, cioè qualcosa, un minimo di parcheggi, anche andando incontro a quello che diceva Alberto, che ci vede più il parco, va benissimo,
Però un minimo di parcheggi ci vogliono lì. Sì, se ricordo bene, avevo fatto questa proposta proprio perché non c'era, no, un'idea chiara, definitiva. E sì, sono d'accordo con quello che dice Riccardo, anche perché se un domani si volesse valorizzare anche l'aspetto del parco, comunque un parcheggio di servizio al parco in ogni caso servirebbe, no? Anche di servizio al parco. Quindi, però ecco, la cosa che suggeriva Jacopo, mi sembra quella da farsi, cioè mettere una postilla nella quale si dice in fase progettuale, no? Fermo restando la necessità che ci sia sia un parcheggio, sia un'area verde attrezzato, no? Diciamo, le dimensioni dell'uno o dell'altra possono essere modificate. Io una postilla di questo tipo ce la metterei. In fase di piano attuativo saranno fissate le dimensioni del parcheggio e del verde. Ma non è un piano attuativo, è un progetto unitario di Il prevenzione. progetto, in fase progettuale si potrà modificare, no? Le dimensioni del parcheggio o del verde attrezzato, No, parcheggio oggi non c'è. assicurando che entrambe le funzioni comunque vi siano, no? Sì, io sono d'accordo, però allora, fino a un certo punto, nel senso, prediligiamo il fatto che lì ci sia un parco e quindi il parcheggio sia anche più piccolo che serva o no? Perché dando quella flessibilità si può andare incontro anche al fatto che non ci sia un verde attrezzato, un parco, no? Come chiedeva Alberto. Senza... Allora, No, se lo tutti dicevo anche per quello che chiedeva Alberto, poi discutiamo, quindi va bene. è corretto. Se siete tutti d'accordo, si potrebbe indicare una flessibilità unidirezionale, cioè che è possibile ampliare l'area verde in fase progettuale, naturalmente mantenendo, diciamo, la presenza di una funzione di parcheggio anche a servizio di quell'area. Se volete, si può indicare una flessibilità che va solo nella direzione eventualmente di ampliare l'area verde. Come riteniamo, cioè non è A me va che... bene, ma sentiamo gli altri. Sì, certo. Va bene, ma mi sembra che l'obiettivo sia chiaro. Sono anche d'accordo sul, cioè, allora, lo strumento attuativo va bene perché è un progetto che trasforma in sé, tutta insieme quell'area lì, no? E quindi nello stesso tempo determina quanta di quella quota può essere utilizzata a parcheggio, eventualmente diversa da quella che fissiamo ora e quanta verde. Quindi in uno stesso momento avviene quella valutazione nella fase del progetto. Va bene. Va bene. C'è qualcun altro? Gli altri commissari che dicono? Nulla. Quindi proponga l'ufficio una formulazione in linea con questa. Ora chiaramente questa modifica la potrà fare solo Fabrizio dopo Befana, ecco, io chiaramente gliele comunichiamo, ma è lui che le modifica. Sì, ma insomma, tanto ormai è, diciamo, il dato è tratto. Bene, allora andiamo alla 91, che è la U4.4, che era sospesa perché necessitava, l'assessore doveva chiedere, insomma, un approfondimento istruttorio con i lavori pubblici per il verde. Era la U4.4, Stefano. Pensare a Teresa. No, è quella. Io lì mi sono già espresso. Questa? Sì, è quello lì, quello lì. Sì, allora, se ricordo bene, però mi rivolgo a tutti i commissari perché la mia memoria, come quella di tutti, è fallibile, per cui mi correggete se sbaglio. Più che un approfondimento con i lavori pubblici, era venuto fuori, diciamo, una perplessità sulla opportunità rispetto al verde, diciamo, che acquisiremmo
in questa proposta di accoglimento dell'osservazione, di fare diciamo, una nuova previsione edificatoria in questa zona. Cioè, se mi ricordo bene, alcuni commissari avevano detto, a fronte del fatto che ci viene dato un verde, diciamo così, stretto e lungo, no? Che è quello, per capirsi, delimitato da questo tracciato nero, abbiamo perplessità, dissero alcuni commissari, sull'opportunità di edificare ancora in quella zona in un contesto nel quale c'è già il supermercato. Tanto più che, osservavano alcuni commissari, la previsione di partenza era, cioè quella che è presente in sede di adozione, è quella di un'area verde, su tutta, diciamo, quest'area residua. E quindi, diciamo, sostanzialmente la commissione, ora non mi ricordo se tutti o comunque una buona parte dei commissari avevano espresso delle perplessità proprio di merito, insomma, sulla proposta. Io, diciamo così, la cosa che mi sento di dire è questa, che mi sento di condividere, se si può tornare al disegno, un aspetto che venne fuori in quella discussione, cioè che effettivamente avere due pezzi di verde, no? Così diciamo staccati, di cui uno soggetto a esproprio e uno invece che si acquista con il comparto, diciamo con questa previsione di scheda norma, può essere un elemento di debolezza della previsione, nel senso che effettivamente qui. Rispetto, no, all'obiettivo originario si rischia una parcellizzazione del verde sia dal punto di vista del disegno urbano sia dal punto di vista come posso dire, degli strumenti attuativi, no? Nel senso che uno è legato appunto ad una scheda norma e uno sarebbe legato ad una previsione di esproprio. Quindi, però io questa cosa non ho avuto modo di approfondirla con l'ufficio e anche con l'architetto Cinquini. Alla fine, tutto sommato, forse sarebbe meglio una previsione che sposti, diciamo, la parte edificata sul fronte strada, dimensionandola poi, diciamo così, come si ritiene più opportuno rispetto all'equilibrio economico e finanziario. E sarebbe, però non so se è fattibile tecnicamente, va capito, e sarebbe meglio avere tutta un'area verde, diciamo, sulla parte, no, retro, che però sia un'unica grande area verde, cioè provando a coinvolgere anche l'area, diciamo, lato camaiore, cioè andrebbe capito se senza estendere il comparto, senza estendere la scheda norma, perché diciamo in questa fase non è possibile, si possa chiedere a chi, no, attua questo tipo di previsione di concorrere alla realizzazione della parte oggetto di esproprio, no? Di concorrere economicamente alla realizzazione della parte oggetto di esproprio. E allora forse questa previsione riacquisterebbe, diciamo, una maggiore forza, perché vedete, se uno coinvolge anche l'area verde che è rimasta fuori, diciamo, da questa proposta, insomma, ne viene fuori un rapporto molto positivo, no? Fra spazi aperti, verdi e spazi, diciamo, costruiti. Questo è quello che, se Manuela e Roberto, se ve lo ricordate, si era anche provato a ragionare assieme. Ora, non so se è tecnicamente fattibile, perché Fabrizio Cinquini ha sempre avuto perplessità su forme di monetizzazione. Ora, qui non si tratterebbe di una forma di monetizzazione, per la verità. Si tratterebbe di dire, coinvolgiamo, diciamo così, no? Nella previsione anche l'altra area in termini di realizzazione del progetto pubblico, quindi non sarebbe una forma di monetizzazione tal quale, sarebbe legata alla realizzazione di un progetto di parco. Quindi invertendo, no, l'F1 col grigio, ricongiungendo un'area verde e chiedendo, diciamo, a chi fa l'intervento di realizzare tutto il parco e non soltanto un pezzo. Chiaramente con l'obbligo del comune di acquisire la disponibilità, questo sì, perché non possiamo coinvolgere una proprietà terza in questa fase. Simone, ma si mette il parco dietro, cioè non è fruibile quel parco lì, cioè
Il parco ha senso farlo lungo la via Roma. Andrebbe messo l'edificazione sul terreno che ora è fuori dalla scheda e fa tutto il parco. Allora ha un senso, cioè il parco che va dalla via Roma fino alla strada via dei Macelli. Ma e l'edificazione farla nel verde Ma nato, sai? scusate, ma l'edificazione è necessaria l'edificazione lì? No, Riccardo, guarda, Riccardo, io sono Io ho chiesto molto. una cosa l'altra volta, no, no, lo devo dire. Io ho chiesto che l'area lì venga usata per sistemarci il terminal bus, togliergli da sul prato di Camaiore. Lì sarebbe l'ubicazione giusta dei bus che ora fanno, stanno sul prato, creano disagi, bruttura. Lì sarebbe la collocazione ideale. Quindi io prevederei proprio lo spostamento dei bus in quell'area. Lo dissi là alla prima volta, lo ribadisco all'infinito. Per me lì ci vanno i pullman. Non vedo altra destinazione. Per me, eh. No, ma io vorrei ricordare questo alla Commissione. Noi partiamo da una previsione, ne faccio una questione tecnica, Riccardo, non politica, nel senso che politicamente possiamo avere opinioni diverse, ci mancherebbe. Però tecnicamente vi ricordo questo, che noi partiamo da una previsione, l'ufficio mi corregga se sbaglio, di verde pubblico in quell'area, ok? Di totale verde pubblico. Dopodiché è stata presentata un'osservazione. Questa osservazione, al di là, Riccardo, no, di quello che tu dici rispetto a un'opinione diversa, se ricordo bene, anche te esprimesti, diciamo, delle perplessità, mi pare, sul fatto che lì ci fosse un elemento di edificazione che comunque, no, creava, no, un ulteriore carico urbanistico, in una condizione nella quale, mi ricordo, qualcuno disse: c'è un pezzo di area verde che resta comunque inattuato perché è soggetto a esproprio. Allora io mi facevo solo carico, mi facevo carico, provavo a farmi carico Ho capito. di migliorare in ogni caso diciamo, la proposta. Dopodiché la commissione può anche decidere, come dire, no, esprimendo il suo parere, che è meglio, come dire, rimanere alla fase dell'adozione, cioè con un'area verde soggetta ad esproprio. Te poi, Riccardo, hai un'altra opinione ancora, no? Ma diciamo, in questa fase del procedimento noi dobbiamo dire sì, no, oppure ni all'osservazione, no? Ora per Infatti, ma essere io la precisi. mia era un motivo di riflessione, perché lì veramente è decisiva per avere un terminal bus vicino al centro storico, servito bene, che non intralci la viabilità nel centro storico. E se si Sì. perde anche quell'occasione lì, riflettiamoci, per me si fa un Ricordi, errore madonnale. si fece tutta una discussione perché noi abbiamo previsto, diciamo, una fermata in prossimità del Prado, nell'ambito del progetto di ricongiunzione delle aree verdi fra il Prado e la Badia, e si fece tutta una discussione, me la ricordo, insomma, quindi è corretto che tu l'abbia richiamato. Invece la discussione, ma la fermata ci può anche stare sul prato, ma è diversa da avere un ricovero dei pullman E noi dove abbiamo sono. previsto, ti ricordi, il ricovero dei pullman l'abbiamo previsto in un'altra area ancora più No, spostata. non si era visto, si era detto, ma non si è ancora capito dove. S'era visto. E io Però di no, ecco. però. Mi dicessi lungo la Badia, ma io me la ricordo, io dissi di no a quella. Lungo la Io comunque devo Badia, dire la mia lungo la opinione. Badia. Allora, il terminal bus è una cosa e il deposito di autobus è un'altra, no? Cioè, il terminal bus è, diciamo, un luogo dove, no, arrivano gli autobus e c'è, diciamo, un elemento, no, di servizio significativo rispetto, diciamo così, alla fermata e alla possibilità di prendere l'autobus. E invece il deposito degli autobus è una cosa diversa, insomma. Ma io Quindi farei tutto lassù, Simone. sì, no, 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 ho capito. Noi invece avevamo diviso, diciamo, le due cose. Comunque, ora la Commissione, diciamo, al di là di questa opinione legittima, però deve decidere in questa fase se l'osservazione ritiene di accoglierla, di non accoglierla o di accoglierla parzialmente. E niente, io ho cercato di dare un contributo No, giusto, per amor di Dio ci comunque mancherebbe. volto a migliorare, diciamo, se è possibile, la proposta, diciamo, di parziale accoglimento fatta dall'ufficio. Però, ecco, è la Commissione che si deve esprimere. Capisco, capisco che si lavora su un'area dove
il non coinvolgimento, diciamo, no, di una proprietà diversa, che è quella legata alla previsione di esproprio dell'area verde, diciamo più a sinistra, rappresenta un ostacolo significativo, ecco, alla libertà di manovra che servirebbe. Però Simone, se si va a edificare l'unico varco che c'è rimasto sulla via Roma, già quando c'era l'altro comparto, quell'area lì l'abbiamo sempre lasciata libera, perché è l'unico varco che ti permette di vedere Pedona da lì. Quindi l'edificazione, se ci deve essere, con dubbi che hai te e che ho anch'io, di coinvolgere il verde che per il momento è fuori, l'edificazione andrebbe fatta dove c'è quel verde che è fuori dalla scheda e lasciare tutto libero quel cannocchiale che è l'unico che è rimasto. Perché una volta edificato il supermercato, la via Roma è tutta chiusa, la caserma, il supermercato e poi ora lungo la via Roma ci mettiamo anche l'edificazione di quella scheda norma lì. Secondo me... Roberto, guarda, io non è che voglio insistere, io voglio essere corretto, nel senso che l'ufficio ha fatto un'istruttoria, ha proposto un parziale accoglimento, questo parziale accoglimento è stato oggetto di perplessità e di critiche, io per correttezza indico alla commissione, no? Diciamo, ragiona ad alta voce, come posso dire, e indico forse alcune possibili soluzioni, dopodiché si può serenamente ritenere che la previsione di partenza di un'area totalmente libera sia comunque migliore, al netto poi delle opinioni, per esempio, di Riccardo su altre possibili destinazioni. Però ora qui si tratta di esprimersi sull'osservazione, insomma, ecco. E ci tenevo con correttezza a dirvi i ragionamenti che si possono fare, a mio giudizio, su quest'area. Giusto Simone, però se te approvi anche parzialmente questa osservazione, finisce tutto, eh? Cioè, anche non c'è alternativa, dopo qualcosa farai in quel senso. Quindi io invito a riflettere la commissione, perché per me si No, butta in capisco quello atto. che dici, cioè te dici, Giusto, hai Riccardo. ragione. No, dicevo, io invito a riflettere la commissione perché lì si perde un'opportunità storica. Cioè, te stai sostanzialmente dicendo, Riccardo, ed è un ragionamento serio, per cui cerco di tradurlo per capire se l'ho capito. Te dici, quantomeno lasciare una previsione di verde pubblico totale lascia spazio a chi amministrerà un domani, che abbia anche opinioni diverse, di lavorare su quell'area. Diversamente, se la Giusto. si compromette con un intervento edificatorio di questo tipo, che oltretutto, diciamo, spezza il verde pubblico previsto, è chiaro che comunque i margini di manovra futuri sono comunque ridotti anche per un'eventuale amministrazione che avesse, diciamo, un'idea diversa. Questo intendi dire te. Giusto. Ci sono interventi degli altri commissari. Io ringrazio chi ha preso finora la parola perché ha ricostruito la vicenda che è cominciata già in fase di formazione del piano, tra l'altro, nel senso che non con una discussione su una proposta di territorio in quell'area lì, ma con una scelta che era quella di assegnare a quell'area delle funzioni da F1. Ci sono degli interventi dei commissari? Sì, Jacopo, io ti volevo dire che io ero contraria all'intervento e l'ha spiegato bene Simone ora, e questo è anche il motivo. Io lascerei tutta l'area verde senza fare questo tipo di intervento. C'è già stato murato troppo, Grazie. io interventi edificatori non ce li farei in quel periodo. Graziano. No, era per capire proprio quello che hai detto ora da Rugani. Va bene, era quello. Tutto verde va benissimo. In maniera che se uno domani ci fa qualcosa, c'è la possibilità di fare quello che vuole. Sì, Tutto questa verde, va bene, va bene. era la volontà che era emersa anche in fase di formazione. Alberto, se manchi te. No, condivido le riflessioni fatte di non precluderci l'opportunità di uno sviluppo magari maggiormente e con più riflessione ragionato. Quindi, di fatto, se si dà il via libera a quell'intervento, non c'è da fare altri ragionamenti, è finito ogni altro tipo di considerazione. Quindi, sono d'accordo con le ultime dichiarazioni del commissario. Va bene, mi sembra che ci sia poco altro da aggiungere. No, no, scusate, allora come cioè E allora Manola, l'ufficio deve, diciamo,
Sicuramente prendere atto del fatto che, fermo restando la libertà di votazione come dire, che non è compromessa, ci mancherebbe, non si è votato, però mi sembra che la Commissione all'unanimità dica che è meglio la previsione che c'è in fase di adozione, al di là del fatto che poi alcuni commissari avrebbero voluto previsioni diverse, ma tutti concordano sul fatto che è meglio la previsione in fase di adozione che quella, diciamo, che sortirebbe da questa osservazione. Ora, niente, poi l'ufficio è libero di compiere le istruttorie che ritiene più opportuno. Diciamo che mi sembra che la conferma di quello che c'è in adozione sicuramente sotto il profilo tecnico è corretta, perché l'avevamo già adottato così e quindi chiaramente l'ufficio è una scelta politica questa, no? Certo, Precedentemente. infatti più che appunto, Qui sì. di tecnico c'è poco, nel senso che confermare quello che è stato detto in sede di adozione è evidentemente corretto, altrimenti non l'avremmo adottato. Corretto sotto il profilo tecnico, Giustamente, meglio dire. giustamente. Va bene. Si può procedere con la prossima, direi. Sì, allora Ma lasciando. scusatemi un attimo, quindi per l'ufficio rimane parzialmente accolta questa osservazione? O è da rivedere ancora? No, io diciamo appunto l'assessore diceva che dobbiamo fare anche delle valutazioni noi, ma insomma già in pratica anticipava che diciamo sotto il profilo del servizio, già in adozione, avendo messo tutta quest'area verde, chiaramente per il servizio era quella la scelta pianificatoria più adeguata per il tipo di area. Quindi a questo punto noi dobbiamo fare così un'ultima verifica, ma secondo me non c'è alcun problema da parte del servizio ad adeguarci al parere della commissione e di conseguenza cambiare anche il parere che da parzialmente accolta sarà non accolta. Io Ok, lo allora ce lo preparo. fate sapere. Sì, Ok. no, io lo preparo e poi ve lo faccio rivedere, insomma, ecco. Sì, questo si è detto anche poi, lo dico a ulteriore tranquillizzazione del commissario, nel momento della votazione chiaramente viene riferito, no? Il parere dell'ufficio, che tipo di esito Ho capito, Jacopo, che hai detto al momento? della votazione, il parere dell'ufficio viene evidenziato, ovviamente. Sì, ora io Ma farò il l'ufficio lo cambia trasferimento. l'ufficio o lo lascia così il parere? No, no, No. il parere lo cambiamo, Riccardo, Ah, ma non sto a ricostruire tutta la ecco. discussione No, che abbiamo avuto. È un mancherebbe. cambio diretto, quello che dicevo prima, da parzialmente accolta a non accolta, con le No, no, motivazioni che benissimo, no, no, scriveremo benissimo. e che voi poi verificherete, insomma, non sto a ricostruire. No, 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 hai ragione, ci mancherebbe. Va bene. Posso andare avanti, Jacopo? Allora, la 111 è la TU 1.12. Qui cambia parere da accolta diventa parzialmente accolta. La commissione aveva chiesto di portare la superficie dell'alloggio a metri quadri 90 e verificare gli interventi perequativi da effettuare. E abbiamo Scusate, approfondito gli interventi perequativi e sarebbero il recupero di 3 antichi lavatoi pubblici che li trovate nella scheda. È la TU 1.12, Stefano. ma si era già vista, no? Questa mi sembra che l'avesse spiegata anche Simone, che Sì, sarebbe però ecco, magari ora non mi ricordo, nella scheda abbiamo messo i 3 lavatoi da recuperare, perché vi Ah, ricordate sì, mancavano questa varie. era, come diceva Riccardo, Ah, e una. abbiamo ridotto anche la superficie, l'aveva chiesto la commissione di ridurre, mi sembra che era 120, l'abbiamo portato a 90 direttamente. Sì, l'avevamo già discussa, mancava semplicemente la restituzione Allora, del. vai un pochino più avanti, Stefano, e vediamo l'elenco degli lavatoi da recuperare. Ecco, Località Canova,
Montemagno. Vado. Vado. E però non lo trovo scritto. Canova Sì, c'è all'inizio, Simone. All'inizio, ok. Quanto somma l'importo di queste opere qua? Ma se mi ricordo, si era detto intorno ai 60.000 euro, 50-60.000 euro, vado a memoria. Hanno il progetto. Sì, si era detto quello, no? Perché lui nella nota, nella sintesi aveva detto che avrebbe dato in maniera perequativa 50.000 euro. Mi dice Roberto che c'è il progetto, i progetti pronti ai lavori pubblici. Pronti, di Devo però, massima. di massima, però devo dire io che non ho fatto la verifica a livello No, economico, ma mi fido di quello che dice Simone. l'ho fatta io e l'importo è quello lì, insomma, quello che stavo dicendo. La cifra precisa non ve la so dire, non me la ricordo, ma l'ordine di Mi grandezza. bastava l'indicazione di grandezza, via. Sì, certo. Ah, ci sono già progetti? Bene. Ma non credo ci siano dei progetti, Riccardo, Da credo solo ci di siano massima. Massimo. degli studi di fattibilità, non dei Ah, progetti. ok. Che però sono stati, diciamo, sono, diciamo, utili a stimare più o meno il costo, ecco. Ok, direi che possiamo procedere, Presidente, mi pare di capire. Allora, la 112, l'ATU 1.14 era parzialmente accolta, ma sospesa per sapere dai lavori pubblici l'opera pubblica da fare come perequazione. È arrivata stamani questa risposta da parte dei lavori pubblici. Ve la leggo. Ora se la trovo, chiaramente l'ho bella persa. Dove l'ho messa? Sono, diciamo, è la sistemazione di un'area verde in località Bocchette. Per la realizzazione di opere di completamento di un intervento per la realizzazione di quest'area verde che dovrebbe avere una valenza di percorso vita per poter fare delle attività sportive, di recinzione con tre accessi, fontanella, impianto di pubblica illuminazione per circa 30.000 euro. Questo è Questo è indicato dai lavori anche pubblici. scadente. È la più. Nella zona finale. 1.14, sì. Posso dare un contributo di merito e di metodo, che forse può essere utile? Allora, nel merito, io credo che il riferimento sia a un progetto del consorzio di bonifica su un'area del comune, dove è stato previsto una piantumazione, di essenze, di tipo arboreo. Nell'ambito di questo progetto, l'Ufficio Lavori Pubblici ha valutato di integrarlo con le cose che richiamava Manola, venendo incontro ad una richiesta, vi ricordate, del consorzio delle Bocchette, che è anche quella di valorizzare l'area industriale come area, diciamo, dedicata al tempo libero e alle attività sportive. Sotto il profilo del metodo, siccome io credo che qui ci sia il progetto del consorzio, e quindi questa sarebbe un'integrazione, magari, se volete, se ritenete, perché se no l'obiezione potrebbe essere come facciamo a valutarlo, alla prima occasione utile, che può essere anche domani, se Marcello Pierucci può, oppure in un'altra commissione. Magari ci ritagliamo 10 minuti di tempo per farvelo vedere questo progetto, perché altrimenti. Anche capire dov'è. Esatto. No, L'area è quella vicino al consorzio di Bocchette, che è un'area del comune. sì, ma rimane fra via Valletti e via del Commercio, che è quella accanto, quella più grande. Carpentieri, via dei Carpentieri. Ma Eccola, tra possiamo via dei andare a Carpentieri. vedere anche su Google per renderci conto? Sì. Però ecco Riccardo, siccome c'è un progetto, se Aspetta, volete. la porta Vabbè, lo stringa. rifacciamo, è uguale, va bene, non ci mancherebbe. Dai,
Allora aggiungo, vuole vedere progetto e area. Poi intanto Riccardo facciamo vedere l'area, dai, e poi alla prima occasione utile il progetto. Guarda, quest'area qui. No, non ho capito qual è l'area. Vicino al centro. Ci sono, eh? Ci sono. Ah. Una striscia di terreno vicino al centro. Questa striscia qui di verde, Riccardo, che vedi fra via Vallina e la via dei Carpentieri. Questa striscia lunga. L'edificio grigio che vedi qui sotto è il centro direzionale. Scusa Simone, volevo chiedere, ma com'è che il progetto lo fa il consorzio di bonifica? Ma perché il consorzio di bonifica fa dei progetti di ripiantumazione ambientale e ha chiesto al comune la disponibilità di alcune aree e il comune ha individuato questa e quindi io so che c'è un progetto del consorzio di bonifica che riguarda la piantumazione di essenze arboree che poi l'ufficio lavori pubblici ha valutato di poter completare con le cose che dicevi tu Manuela, però proprio per questo forse è opportuno che questo progetto la commissione. Io posso girare alla commissione la mail che mi ha mandato lavori pubblici se vogliono. Più che altro se gli chiedi se ti mandano la copia del progetto. No, perché te lo dico? Perché c'è, aspetta, vediamo un po' se lo vedete. No, ecco, c'è questo progetto qui nella mail che mi è stato indicato, dove si vede in pratica questa piantumazione che dici te. Io ve la posso girare questa mail? Sì, sì, allora sì, capito, ma la piantumazione, ci hanno capito, ma la piantumazione come fa a diventare un'area dove fare attività sportiva se sono tutti piantumati alberi? Riccardo, io questo quello che ho visto mi sembravano tutti alberi. Riccardo, no, sono tutti alberi e poi nella mail è segnalato che viene fatta la recinzione dell'area, creazione di tre accessi, fontanella. E l'impianto di pubblica illuminazione è anche quello. Ma sono alberi. Che ha detto? Dice Roberto ci vogliono andare. Sì, ci vogliono fare le passeggiate. No, vabbè, ma la cosa che dice Riccardo è corretta, no? Sotto il profilo, come posto di del metodologico, cioè può essere utile che magari Marcello venga 10 minuti a spiegare il progetto, dai, almeno lo capiamo. E non è che la piantumazione degli alberi, Riccardo, è in contrasto di per sé con un percorso vita, no? Faccio per dire, dipende da come la fai. Sì, sì, l'ho capito, ma lì... No, pensavo fosse quel progetto lì, lui ha detto, ma ha mandato lavori pubblici questo progetto e vedevo solo alberi, capito? Non ci vedo, ma... Quello è il progetto del consorzio di bonifica, che lui vorrebbe integrare, capito? Appunto. No, in realtà però... nel progetto... No, ora male, si vede anche un percorso che si è tutto ondulato lungo quest'area rettangolare, cioè come un percorso pedonale, se capisco bene. Però, ragazzi, cioè, allora io voglio essere più chiaro, cioè prima di dare, chiediamo per opere perequative agli altri e abbiamo la certezza di quello che faranno, è giusto che anche questo signore qui dia certezza di opere che farà in cambio di quello che avrà, ecco, volevo dire questo io. Sì, sì, beh, ma io direi che se siete d'accordo 10 minuti l'assessore ai lavori pubblici ce lo può spiegare in modo tale che... Lo contatti o lo contatto io Simone? Ci parlo io. Ma potrebbe fare anche domattina. Sì, anche domattina se lui può collegarsi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, insomma il tempo che serve, si fa. E io vi giro intanto la mail dopo che abbiamo terminato. Va bene. Va bene.
Possiamo andare avanti, Presidente? Sì, pure. Allora, la 113, che è la TU 2.2, è molto semplice. Dovevamo aggiungere una definizione di commerciale all'ingrosso nella scheda norma e dovevamo verificare se c'era il dimensionamento. Allora, il dimensionamento abbiamo verificato che c'è, non ci sono problemi, abbiamo aggiunto commerciale all'ingrosso. Ora lo controlliamo. Ma dov'era questo? Non me lo ricordo. Queste le bocchette. Ah. Però vedo una cosa. Puoi andare un pochino più avanti, Stefano. Non c'è altro, eh? C'è scritto la suddetta superficie, torna su Non lo Stefano. vedo, non lo trovo. L'ho trovato io, la suddetta Eccolo, sì, superficie, edificabile industriale artigianale può in alternativa, in tutto o in parte, essere realizzata a destinazione commerciale all'ingrosso. ok. Ecco, noi dovevamo verificare che questa superficie fosse conforme al dimensionamento per l'UTOE e per la destinazione d'uso e va bene, abbiamo verificato, ce l'abbiamo, quindi ecco perché è stato inserito, quindi per noi va bene. Sì, ma io sì, mi ricordo questo aspetto qui, però non mi ricordo la parte perequativa. Che dava lui? Che faceva? Bisogna che la riguardiamo perché anche io non me la ricordo. Vai un pochino più avanti, Stefano. Ma deve un po' più avanti. Fa un parcheggio. Ah, parcheggio. Torna un po' su, Stefano. Ah, ecco, realizzazione sede. Fa un Quelli due. parcheggio. A fronte di 350 metri quadrati di artigianale industriale che può Sì, diventare commerciale ok. Okay. all'ingrosso. Ok, possiamo andare. La 114 è la TU 3.7, parzialmente accolta, rimane così. La Commissione aveva chiesto di eliminare il parcheggio nella parte perequativa e inserire invece allargamento di via Paesetto. Ma è quell'area dove ci viene l'edilizia convenzionata, là? Lì in quell'area? Sì, Eh? penso di sì. Stefano, puoi scorrere la scheda un attimo? Fermo lì. Però qui c'è da Realizzazione. controllare una cosa, perché ci abbiamo scritto anche in alternativa convenzionata. Non sarebbe anche in alternativa convenzionata, se fosse convenzionata, sarebbe convenzionata. Però io non mi ricordo se è una di quelle dove era convenzionata. Scusa, dov'è che non lo Infatti, non mi vedo? ricordo neanch'io. Vedi destinazione d'uso, Manola? Qui c'era un sopra, era un progetto convenzionato. Se tu vai sopra, c'era scritto per quello. No, Vedi, c'era un vabbè, progetto. no, ma progetto convenzionato, no, quello vabbè, quello può è per. essere anche per altre cose. Oh, ecco, Ma c'è scritto. lo No, dice l'osservazione, 12 alloggi in edilizia convenzionata. tornate su, c'è una discrasia, tornate su. Allora, fermo lì Stefano, lo vedete l'asterisco in fondo? Le suddette quantità sono destinate all'edilizia residenziale convenzionata con il comune.
canone di affitto, prezzo di vendita concordato nel rispetto del piano strutturale. Però allora sotto, all'inizio dell'altra pagina, ci va tolto anche in alternativa convenzionato, cioè residenziale convenzionata, non anche in alternativa. Ok? Ma io non vedo dove va tolto, capito? Non lì, anche io non lo trovo. Lì in cima. Ma lì dove? Non si vede nulla. Sulla come? Destinazione d'uso. Categorie funzionali ammesse. È residenziale convenzionata. L'ho trovato, anche in alternativa convenzionato, va tolto, ok, giusto. Va tolto, è residenziale convenzionato. Giusta osservazione. È la TU 3.7. E come te lo so, te lo scrivo su un DVD. Io non mi ricordo, siccome ce ne sono state tante, ma mi ricordo, o sbaglio Alberto, che lì c'era un problema di congestionamento, anche di viabilità, o sbaglio io? Alberto. Rifammi la domanda che stavo ascoltando. No, mi ricordo se era venuto fuori che in quell'area lì c'era un po' troppe case, tutte, c'era un problema anche di viabilità, non è così. Scusate, posso leggervi il verbale cosa avevate stabilito? Sì. Della commissione, che è la commissione che se no si ritorna del primo di settembre. Sì. Allora, la commissione è del parere di eliminare nella parte perequativa il parcheggio e lasciare il verde e prevede l'allargamento della via Paesetto. La Comini infatti diceva che era più opportuno fare l'allargamento della strada. Mi ricordo che c'era un problema di viabilità. Questo è quello che è stato verbalizzato nella commissione del primo di settembre. Ma mi ricordo c'era il problema lì, che come lo risolviamo quello? Gli chiediamo di farla. Infatti, se guardate in cartografia, ora qui si vede male, ma in cartografia il Cinquini, su in alto, ha previsto l'allargamento della via Paesetto. Non lo vedete qui, ma lo vedete nella cartografia più in generale. È in alto. Ma si intravede anche qui. E non lo so, Stefano, se è quella modificata, controlla. Ma se tornate sulla scheda, in alto a destra, si vede una fascia arancione. Eccolo là, si vede, ha ragione Jacopo, l'inizio, si vede l'inizio dell'allargamento. Ok. Sì, è vero, l'avevamo visto anche noi, Antonella, ora mi ricordo. Ok. Bene, possiamo procedere. Va bene. Allora, andiamo alla 115, che è la TU 3.6. Da accolta diventerebbe parzialmente accolta. La commissione rilevava: cambia quantitativo superficie da cedere, allineare il parcheggio della scheda norma con il parcheggio I2 rosso soggetto a esproprio, e diminuendo la superficie del parcheggio a 230 metri quadri. Vedi te, Antonella, se c'hai qualche verbale particolare. No, qui il verbale appunto diceva, propone di allineare il parcheggio della scheda norma con il parcheggio soggetto I2 ad esproprio, diminuire la superficie a parcheggio e portarla a 230 metri quadrati. Sì, qui se mi ricordo c'era una distribuzione dell'I2, del parcheggio di perequazione richiesto, che all'origine era disposto in un altro modo. Esatto. Per cui si era detto allineiamolo, cioè ricreiamo il disegno in modo tale che il parcheggio di perequazione che gli chiediamo sia allineato con quello che vogliamo fare noi a esproprio. Quello che? Vogliamo fare noi comune a esproprio, perché qui abbiamo una parte a esproprio che viene realizzata da noi, una parte che è oggetto della perequazione, vero o no? Sì. Esatto. Questa mi sembra a posto. Sì. Io non me lo ricordo bene. Qui cambiava soltanto il disegno, se ben mi ricordo. E l'abbiamo cambiato? Esatto. Cioè, perché noi prima in adozione, quelli due piccino che te vedi per lungo, l'avevamo per traverso.
capito? E quindi non era, non era accanto al parcheggio che è più in basso, insomma, vedi di due. Però la convenzione delle cose non è. Possiamo, Manola, possiamo procedere. Guarda il telefono, Stefano. No, non ce l'ho fatto. Ah, sì. Allora, dalla 115, questa ok. Alla 123, TU 3.8, questa a me mi risulta sospesa. La commissione chiede di integrare la previsione sulla sosta, comunque sospesa per sopralluogo. Io di questa non sopralluogo avete fatto voi. Anche te, Antonella? Sì, c'era un sopralluogo. C'è andato Jacopo con Alberto. Sì. Allora, qui, Presidente, valuta tu il da farsi, nel senso, se le vuoi vedere in fondo quelle dove avete fatto il sopralluogo o via via che vengono in esame nell'elenco, e siete poi voi che dovete fare una, come dire, una proposta alla luce del sopralluogo che avete fatto. Dunque, forse se sono qui contenute tutte quelle che intanto riguardano le schede norma, ha senso parlarne, direi. Perché allora io ho già informato l'ufficio delle risultanze che, andando sul posto, tra i commissari, e poi insomma informandone anche gli altri, erano venute fuori rispetto alle tre osservazioni che erano dietro di scheda norma. Allora, recandoci... Scusami Jacopo, io non riesco a capirti bene. Lo potete spengere gli altri microfoni? Non riesco a capirti. Quindi. Allora, mi senti? Sì. Allora, diciamo, quando noi siamo andati sul posto, nella giornata dei sopralluoghi abbiamo visto questa e altre due previsioni da scheda norma. Bene, allora andando sul posto e avendo in mano la proposta di norma speciale per quest'area qui, abbiamo fatto le nostre valutazioni, tenuto conto che la trasformazione fondiaria che si vede TU38 grigia, quindi lato monte rispetto alla strada, è legata a quella lato valle, era legata a un ragionamento di accessibilità potenziale del parco dell'acquarella, ci è sembrato di insomma non voler vincolare, diciamo così, alla trasformazione fondiaria lato monte quella possibilità sul lato valle, cioè ci risulta in sostanza di valore il mantenimento dell'area tanto a monte quanto a valle come area libera. Questo è chiaro che fa venir meno la possibilità del concorso privato nella realizzazione di quell'F1 e di quelli 2 a valle. Però è anche vero che la viabilità su cui insisterebbe quell'accesso al parco dell'acquarella è particolarmente angusta, e oltretutto il resto della previsione a parco è comunque tutta integralmente soggetta all'esproprio. Per cui l'idea e la volontà che ci eravamo costituiti in quel momento del sopralluogo era quella di non tenere conto e quindi respingere l'osservazione, quindi anche la proposta di trasformazione, rimandando eventualmente a una previsione attuativa complessiva dell'intera area. Questo era quello che era emerso dall'esame del sopralluogo. Non so se ne vogliamo discutere. Okay. A me convince la considerazione che hai fatto. Degli altri presenti, volete integrare? No, no, è spiegato esattamente quelle che erano le considerazioni venute sullo stato dei luoghi, perché da cartograficamente può avere una resa, ma quando poi ti rendi effettivamente visiva la situazione, vi accedi attraverso la viabilità che è presente, ti rendi conto di alcune peculiarità che Jacopo ha riassunto perfettamente. Sì, aggiungo che il lato monte va tenuto conto anche dell'impatto che avrebbe la trasformazione, perché insomma è un versante particolarmente acclive, c'è un oliveto insomma anche di un certo pregio, e quindi insomma avevamo fatto questo tipo di valutazione.
Allora, io come assessore non posso che ricordare che il tema era esattamente quello che avete affrontato e che valutaste, no, l'opportunità del sopralluogo proprio per andare a vedere sul posto quali sarebbero stati gli effetti di un'eventuale trasformazione. Quindi questa era la ragione del sopralluogo, quindi io ne prendo atto, diciamo, del risultato. E vale qui, credo, no, Manuela, al ragionamento che si è fatto prima per Via Roma, cioè mantenendosi, diciamo, la previsione che già c'era in fase di adozione, non ci sono particolari problemi tecnici ad aderire, credo, no, a questo tipo di parere, perché vale quello che avevamo già Sì, adottato. è la stessa situazione, infatti. Va Ok, bene. non ci sono altri contributi. Si può procedere. Allora, io andrei alla 146 LTU 1.2. Accolta, c'era una correzione di quantitativi come richiesto dalla commissione, modificata la scheda norma. Quanto chiesto dalla commissione era da 100 metri quadri a 80, credo, la superficie degli alloggi. Antonella, verifica anche Vai. te. Non è cambiato nulla? Ecco. Ah sì, non è cambiato nulla perché è già scritto con dimensione non inferiore a 60 metri quadri. La commissione chiedeva da 100 a 80, no? Ma loro, abbiamo visto con Fabrizio, diciamo, loro hanno il limite inferiore di 60, poi dopo le possono fare come vogliono, sono due. E sono Beh, uno 160. ne può fare una di 100 e una di 60, proprio. Bravo, infatti, Sì. proprio così. Ho due da 80, come chiedeva la Sì, commissione, ecco. ok. Mi torna? Poi, posso andare avanti, Jacopo? Chiacchieravo, ma avevo il microfono spento, abbi pazienza, sì. Ah. Posso dirne una io? Sì, Posso? sì, su quello Allora. che siamo. No, aspetta un attimo, parlo di quello che si diceva prima giù delle bocchette. Allora, i progetti ci sono sia del consorzio di bonifica sia l'altro del percorso vita. Soltanto che il percorso vita dovrebbe essere in formato PDF, quell'altro forse si trova anche in formato elettronico, se no c'è PDF. Questo è il risultato. Che si fa? Si porta via in PDF e poi qualcuno lo scannerizza o come? Ma scusa, il PDF chi ce l'ha? Il progetto in PDF? Il PDF ce l'ha la Saveria. E allora lo chiedo alla Saveria. Sì, certo, gliel'ho chiesto ora io se ce l'ha, perché io sapevo che esisteva, però non sapevo dove era finito. Graziano, se lei me lo manda, io lo trasferisco alla commissione. Sì, vabbè, gli mando un messaggio, sono avanti Glielo finora con un dici te? messaggio. Ah, E ok, poi c'è bene. invece quell'altro della bonifica, dovrebbe essere in formato elettronico, però c'è da capire su che cartella è, perché la Claudia Canigiani rientrerà molto probabilmente dopo Befana, che è in ferie. Vabbè, verifichiamo se si riesce per domani e se non si riesce per domani, tanto una commissione, almeno una andrà rifatta, quindi, ma forse anche due, perché poi bisogna anche Sì. votare, quindi voglio dire non ci sono problemi. Ok, va bene. Allora, andiamo alla 159 che è la TR 1.7. Questa è stata notevolmente modificata a seguito dell'esame nella commissione perché riguardava quel parcheggio che è diventato completamente interrato. È la TR 1.7, Stefano, e quindi anche il parere da accolta è diventato parzialmente accolta.
la scheda è stata aggiornata. Sì, vi ricordate, questa è quella previsione sul Lido dove era nata una perplessità sulla possibilità di costruire sopra il suolo anche per ragioni di distanza, insomma, dagli edifici circostanti. Per cui, diciamo, poi si era deciso di prevedere tutto interrato. C'è solo una parte di previsione, ma piccola, a altezza massima 3,50, come avevamo detto con l'architetto Cinquini, per eventuali volumi di servizio, no? Per l'accesso alla... Le coperture d'accesso, quindi. E Sì. questa ce la ricordiamo tutti bene. Va bene. Quindi il Allora, parere lui diventava non accolto, ma parzialmente. da accolta, perché loro chiedevano fuori terra e tutto, diventa parzialmente accolta. Vi ho messo anche il parere che viene trasferito automaticamente, insomma. Quando io l'ok vostro, vado nel registro delle osservazioni e le sostituisco. Per adesso le osservazioni sono ancora, diciamo, quelle allo stato originario, non ancora modificate. Sì, comunque nella tabella che ci hai mandato si vede, no? Quale sarà poi il. Sì. Ok. Allora, andiamo alla 206, dove non cambia niente il parere da non accolta, rimane non accolta, è solo stato precisato nel parere istruttorio, diciamo, è stato un pochino più cucito sul caso concreto, dove vengono identificati i parchi urbani di Lido e Capezzano, in particolare per il caso specifico degli ambiti del parco urbano e area centrale della Versilia. Non so se vi ricordate, chiedevano la nuova edificazione di aree prospicienti, magari Stefano, se ci puoi andare, la 206, non mi ricordo che T è, però. Era una previsione lì vicino il parco urbano, L'Esselunga. vicino l'Esselunga, dove c'è il parco, quello acquatico. Ah, ci sono mappali. Ti servono? Ecco, lo vedete? Vedete la richiesta dell'osservante. Ora, siccome l'area ricade appunto negli ambiti del parco urbano e area centrale della Versilia, Strutturale. che è anche nel piano strutturale, quindi risulta non coerente con la disciplina della strategia del piano strutturale. Infatti, sì, mi Quindi ricordavo. non viene cambiato l'esito finale, è solo precisato il testo, diciamo. Sì, qui la discussione prima era sull'opportunità e poi fu E poi abbiamo visto che non era conforme, cioè non era emersa la possibile accoglierla. questione. Sì, certo. Sì. Va bene. Perché in definitiva era quella che era in contrasto, no? Col piano strutturale o Esatto, preciso. Però diciamo nel primo parere istruttorio era un pochino più generico, no? sì, mi Allora, ricordo che parlando con la Simone commissione perché c'era anche Fabrizio che disse si può integrare, insomma, precisare giustamente, perché lo insomma. disse Simone di precisarlo, mi sembra Eh che. sì, è più cucito sul caso concreto, diciamo. Idem anche la 238 è un caso analogo che è lì sotto. Puoi rimanere su questa carta, Stefano, se evidenzi magari il mappale, è lì all'incrocio con via Pirandello e via Medaglie d'Oro. L'osservazione, ecco, riguarda questo lotto qui. E anche qui è non accolta sia fin dall'inizio, e anche qui è stato meglio calibrato il parere di non accoglimento. Anche qui facendo riferimento ai parchi urbani di Lido di Capezzano e negli ambiti del parco urbano e area centrale della Versilia, in coerenza con la disciplina del PS. Quindi in pratica è stato, appunto, anche questo non risulta coerente con la disciplina. C'è Finite per lì qua, quanti ce ne avete da guardare con la commissione? tutta la cartografia.
La motivazione era già stata formulata inizialmente nella sede della discussione in commissione, quindi direi che si può procedere. Allora, la 257 non accolta e non accolta rimane. Anche qui è stato precisato il motivo del non accoglimento. La 257, Stefano, sarebbe Via del Giardo, foglio 43, 2529. Vi ricordate che proponevano la realizzazione di una rotatoria che avevamo visto in pra e in compenso, ecco, qui vedete il mappale, e prevedevano la realizzazione di un numero notevole di unità immobiliari, 6 unità immobiliari, al posto della realizzazione, al posto di questo piccolo manufatto preesistente. E quindi è di non accoglimento fin dall'inizio. È stata precisata, e qui vedete i due testi a confronto, sono state precisate le motivazioni del non accoglimento. In altre parole, io ho inserito, però vorrei vedere con voi, ecco, avevo anche annotato, sentire commissione se condivide parere rispetto all'originario. La realizzazione dell'opera pubblica proposta appare inoltre tecnicamente e dimensionalmente di difficile attuazione. Mentre la trasformazione di una modesta volumetria esistente in 6 unità immobiliari a destinazione residenziale appare non giustificata ed eccessiva. Ecco, io avevo un pochino, volevo sentire se forse. Mi sembra che sia in linea con quanto dici già prima, poi, tra l'altro, Ecco, se no? siete d'accordo, perché insomma, magari forse si può ammorbidire, non so, ecco. In pratica la prima Dirla parte meglio, se c'è da cambiarla lo sa Simone, come dirla meglio. Io. quello è vero. Ora vi ringrazio. No, mi sembra detto bene, nel senso che la cosa importante secondo me è la chiarezza della motivazione. La motivazione è chiara, quindi secondo me Sì, va bene. anche perché gli specifichi per quale ragione non c'è un rilevante interesse pubblico, no? Non mettere il numero, mi fermerei solo alla residenziale. Voglio parlare. Ah, cioè Roberto propone di togliere il numero in 6 unità immobiliari. Però è quello il concetto, perché Metterei c'è un eccessivo, volume piccolissimo e ma fai io 6 unità lo nuove. chiamerei eccessivo volume residenziale, non numero. Per me va bene. Avete sentito Roberto? Sì, ma cambia poco, mi ci No, starei. cambia l'equazione. Ma non è non accolta questa, scusatemi. Non è Sì, non accolto. accolta. Sì, non cambia nulla. Uguale. Senti Va Simone, come dirà Simone, Davide. Roberto ributta la palla a te. No, ma secondo io mi sono espresso, secondo me la motivazione è chiara. Cioè, si dice da un lato che la realizzazione dell'opera pubblica è problematica e dall'altro lato che il carico che è stato chiesto è molto, molto significativo a fronte di un'opera pubblica che appare problematica. Quindi mi sembra proprio chiara la motivazione. Non ho osservazioni sulla motivazione, ecco, assolutamente. Ok, allora si va avanti. Se siete d'accordo. Sì. E la 200, quella sotto, la 259 è uguale identica. Quindi non cambia niente ed è la solita risposta. La 254, la 284 è la TU 3.4 e viene modificato da accolta a parzialmente accolta, perché rispetto a quello che chiedevano, diciamo, non l'abbiamo accolto con interezza. E poi precisare sulla scheda pista ciclo, è anche sbagliato, ciclo pedonale su via Cafaggiolo, che è stata inserita. Eccolo lì.
Ecco, è questa qui. Quindi per noi questa scheda va bene. E le motivazioni tra accolta e parzialmente accolta non sono cambiate, eh? Sono le solite, è solo la definizione tra accolta e parzialmente accolta. Domande? Riccardo? No, io no, onestamente non me la ricordo bene questa osservazione. Comunque, oh, va bene. Allora, scusate. Perché parzialmente accolta, scusami, Perché non no, accolta? abbiamo riguardato Riccardo rispetto a quello che chiedevano, non abbiamo accolto tutto. Per esempio, chiedevano massimo residenziale 700 e ne abbiamo dati 600. Chiedeva superficie massimo commerciale 0 anziché 280, gliene abbiamo dati 160. Cioè, è una, come dire, osservazione molto articolata. Abbiamo accolto molto, ma non tutto. Quindi, cioè, quando mettiamo la definizione accolta, vuol dire che accogliamo con interezza quanto l'osservante chiede. Questo Noi rispetto. abbiamo un pochino ricalibrato, ecco, diciamo, questi parametri. Sì, e così l'abbiamo vista già nel momento in cui si è discussa questa osservazione. Mancava soltanto, insomma, la No, ora la puoi fare, mi correttezza. torna a mettere, ora. Sì. Va bene. Se non ci sono osservazioni, si procede, Manone. Prego. Va bene. Allora, la 287 è del Parco dell'Acquarella. In pratica, anche questa invece, da parzialmente accolta, ho riverificato, è accolta nell'interezza, perché in pratica è un cittadino che ha chiesto di essere estrapolato. Lo vedete qui nella cartografia al dente che viene fatto, dalla perimetrazione del Parco dell'Acquarella. Perché lui ha una, come dire, una sua proprietà sulla quale vuole intervenire, fare delle opere edilizie e quindi chiedeva di essere estrapolato da questa perimetrazione che, come vedete, non c'ha nessuna parte edificata e noi l'abbiamo accolta. E quindi è stato fatto questa tacchetta. Quindi lui può fare autonomamente il suo intervento di recupero del fabbricato. E questo porta in una, come dire, approfondimento che abbiamo fatto. In pratica abbiamo totalmente accolto le richieste del cittadino. L'avete vista o vi devo far vedere l'area estrapolata? Qual è quella lassù in cima arancione? È questa qui, brava, dove c'è la manina adesso, Stefano? È quella lì. Prima era dentro la perimetrazione. Gli puoi far vedere quella perimetrazione catastale che guardavi prima, Stefano? No, ecco, vedete? Prima la linea proseguiva lungo la strada e faceva parte di questa unità, diciamo, del parco dell'Acquarella. Era l'unico. Effettivamente sono tutte, è l'unico, brava, si diceva, effettivamente sono Appunto, tutte fuori, quindi mi sembra giusto. certo, infatti. Bene, Bene, osservazioni? Nessuno. Avanti. allora, la 309 e l'SD 1.1, guardando la scheda, la commissione aveva chiesto che le particelle catastali siano contigue e anche con più particelle catastali. È stata fatta questa correzione? Era stata una proposta di Alberto, se mi ricordo bene. Allora, poi abbiamo. Scusate, ma forse sento suonare il campanile. Forse sono le 6, dobbiamo. Ah, Antonella? Quanti ce n'erano? Ce n'è ancora un po'. Ma alle 6 dovevamo smettere? No, no, non il CED che registra? Non c'ha problemi? Sono io che registro. Ah, allora possiamo andare avanti, Ok, se la perfetto. commissione ha del tempo, non c'è problemi.
Se siete d'accordo, almeno un quarto d'ora andrei avanti, visto che abbiamo perso qualche minuto prima. Ok. Allora, quella che guardavamo, nel testo Fabrizio ha fatto queste correzioni. Ora non mi ricordo in che punto è, bisogna darle un'occhiata. Qual era? Era la 309, è questa? Sì, SD 1.1, è quell'intervento stretto e lungo alle bocchette. Ecco, lo vedete sull'asterisco. È ammessa anche l'attuazione per parti, superfici territoriali inferiori a quella complessiva precedentemente indicata, purché la superficie interessante interessino, non torno, per cui le superfici interessanti interessino almeno il 25% della superficie territoriale totale e risultino comunque appartenenti a una o più particelle catastali, purché contigue. È questo l'inserimento che ha fatto Fabrizio, appartenenti a uno o più particelle catastali purché contigue. Quindi per noi questa scheda è corretta. Come era stato evidenziato nel corso dell'analisi con la commissione. Mi ritorni per favore, Stefano, ecco. Sì, qui c'è tutta una discussione sul fatto che era una previsione molto complessa che riguarda molte proprietà e quindi no, si è data questa opportunità di, diciamo, semplificarne i meccanismi di attuazione. E poi però Alberto Iacomini fece notare che nel semplificare i meccanismi di attuazione però dovevamo assicurare una continuità sotto il profilo territoriale. Da qui la richiesta che è stata inserita. Anche il commerciale all'ingrosso sarà previsto, Simone? E io questo non me lo ricordo ora, onestamente. Ma come mai A me mi chiedermi, ha sembra di sì. notato qualcosa sul commerciale? C'era già nella scheda quel termine. C'era già dall'adozione, Alberto. Perfetto, perfetto. Era una domanda. Sì, no, lì non abbiamo variato niente. Va bene. Interventi ulteriori? No. Allora, Procedo. la 320 è la TT 1.4 che la Commissione ritiene di non accogliere e quindi io avevo messo il parere di non accoglimento e mi volevo confrontare con voi perché insomma è un parere molto sintetico, non so se ritenete che invece debba essere un pochino più articolato. E non si scrive meglio. Ricordi l'osservazione, per favore? Ma che era quella che Era quella in fondo a Viale si metteva a Chelli. disposizione dell'Arlecchino, quell'area? No, non sì, diciamo, era questa H2, questa è Come? l'adozione. Questa è l'adozione. Loro Sì, ma chiedevano noi distanza. motivammo perché era un'area che volevamo crearci una sinergia con l'Arlecchino, o sbaglio? Sì. Era. Sì. La ritenevamo collegata funzionalmente alle previsioni sulla legge. Allora forse devo rivedere il parere, Ma perché io nel ascolta, parere Manuela, io ho letto il parere, basta aggiungerlo in fondo, cioè ho usato. quando te dici un'area strategica verde pubblico di progetto e costituisce un contenuto prioritario per il PO. E che può avere anche una sua funzione in relazione al recupero funzionale del cosiddetto edificio ex Arlecchino. Sì. Scusate, posso? Sì, Stefano. Questa è la versione tavole modificate.
mentre questa è l'adozione del piano operativo. No, non capisco Stefano, scusa. Non si è aggiornato lo schermo. Stavo scrivendo. Allora, nell'adozione del piano operativo era F1, adesso H2. Ma questo è un errore però, perché noi abbiamo deciso di... No, questo c'è da farlo rivedere a Fabrizio, eh. Eh sì. È un errore. Deve rimanere verde. Deve rimanere verde. Sì, appunto. H2. Che è un'area che in secondo momento potrebbe essere... Siccome H2, aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie. Sì, ho capito, però noi abbiamo detto in commissione che può essere funzionale al progetto di recupero dell'Arlecchino, ma come area libera, e quindi va bene la previsione dell'F1. Non so se mi seguite nel ragionamento. Va bene, io volevo far presente questa cosa. Sì. Va cambiato, via. Sì, sì, questa è la Carcinquini. No, no, hai fatto bene Stefano, perché lì deve essere F1. Sì, hai fatto bene, sì. Sì, è giusto. Sì, ma mi ricordo che si era presa in considerazione sempre. Probabilmente non ci abbiamo mai messo l'occhio, insomma, no? No, ma probabilmente, vado occhio, Fabrizio, avendo noi detto la vogliamo legare all'Arlecchino, ha pensato che lo schema migliore fosse H2, la classificazione migliore, no? Però noi la vogliamo legare all'Arlecchino sotto il profilo funzionale, non sotto il profilo dell'esigenza, no? Diciamo, fondiaria, per cui verde pubblico è e verde pubblico rimane. Vi torna il ragionamento? Corretto. Sì, sì, è possibile, è così, corrisponde a quello che vogliamo. Bene, andiamo Manoli. Io avrei la 336, che è la TR 3.5, che mi risulta sospesa dalla commissione. Perché cosa? Jacopo, è tra quelle tre o quattro che ti avevo inviato io, che quando mi sono messa a rivedere tutti i verbali, l'avevate sospesa il 13 di settembre dopo una lunga discussione, l'avete ripresa il 15 di settembre e lasciata sospesa. E non l'avete mai ripresa, è successo questo. Uh-huh. Insieme a altre due o tre che io ti avevo inviato. Quando me l'hai inviata? Che ho perso il filo allora. Io ti ho inviato un'email l'altro giorno. 336, immaginata lì, via Massoni. Era uno schema che avevo inviato. Sì. Sì. Era un parzialmente accolto. Era una nuova scheda. Sì, era quell'edificio che c'era già alla cantina, a Capezzano. Ah, sì, 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 sì. E la commissione... Ho riletto tutti i verbali e non siete andate oltre la discussione del 13 di settembre. Ce ne sono ancora un bel po'. Non so se risulta a voi qualcosa, eh? Non ce la fai. Io non mi ricordo niente, ti dico la verità. Nemmeno io. Almeno così, se non rivediamo. No, nemmeno io. Non siete collaborativi, porca la miseria. Antonella, alla fine della commissione mi guardo quel file che mi hai mandato, che non lo riesco a trovare in questo momento, sì, così guardo di recuperare quello che perlomeno il punto in cui ci eravamo lasciati. Ora l'area me la ricordo, sì, però non ricordo, sì. Ne avete discusso, avete discusso parecchio su questa osservazione. La considerazione era che quel parcheggio lì né a pettine né a linea poteva essere eseguito, stante la vicinanza della struttura in cemento armato alla sede stradale. Se era paventato, qualcuno aveva paventato, ma può essere demolita, può essere, ma siccome non è una torta che si può affettare come un dolce, lì non è che puoi demolire un pezzo di cantina essendo un unico oggetto, lì va demolita e rifatta. Eravamo fermi lì riservandoci di fare delle considerazioni, eventualmente dislocando il parcheggio lungo l'asse del canale, ma era subentrata giustamente l'osservazione di 10 metri di distanza e lì non poteva essere localizzato, e quindi
ci eravamo riservati di studiare una modalità diversa se volevamo attuarla. Sì, ho capito, anche ora me la ricordo bene. Alberto, però te in questa ti riferisci alla 3.5 o alla 3.3? Alla 3.5. Jacopo, ma se ci fanno una parete dentro, perché è venuta fuori anche quella soluzione lì, no? E poi la riempiono. Quindi fanno la cantina più piccola, il fabbricato più piccolo e ci rimane il parcheggio davanti, senza stare a demolire, perché demolire è impossibile, come ha detto Iacomini, no? Però se ci fanno una parete dentro e la parte in eccedenza la riempiono e sopra il parcheggio ci viene. Potrebbe essere una soluzione. Rimane il fatto, Roberto, che oggettivamente ti affaccia alla finestra, scuoti la tovaglia delle briciole e la scuoti lì sul cofano della macchina lì, eh. Ho capito, d'altra parte anche loro hanno fabbricato in quelle condizioni lì. Mi No, ricordo ma che le c'era. vogliamo rivedere quella lì proprio visivamente. Mi ricordo Oppure che se li c'era. E guarda, Jacopo, come credi, insomma. secondo me ha senso riguardarlo, almeno Sì. definitivamente si piglia una posizione, neanche ci si può. Sì, che poi sì, l'assessore Simone aveva anche detto di vedere di non fare come perequazione il parcheggio, ma magari un altro tipo di perequazione. Insomma, ci abbiamo ragionato un po'. Che c'era era una bruttura, mi sembra, che andava Sì, sistemata, no? c'era la condivisione da parte di tutti che è un elemento di degrado forte e che quindi favorire il recupero fosse positivo. Però c'era il problema della perequazione rispetto anche ai temi che sollevavano Alberto Ma se siete d'accordo, io la riguarderei in maniera organica domattina, via. e Roberto. E queste qui magari appunto Jacopo, se le riverifichi un attimo e poi le guardiamo a parte, no? Direi. Sì, intanto abbiamo di che fare, insomma. Eccolo Ok. lì, eccolo lì. Si Sì, no, ma è chiaro, cioè. era parlato anche di una pista, c'è cioè un percorso pedonale lungo il fosso, si era fatto una serie di ragionamenti. Io, Manolo, andiamo avanti, facciamo l'ultima e poi qui vediamo. Se mi ricordo bene, il colpo Ma d'occhio. può darsi che da ultimo si fosse detto No, di fargli sospetta. fare un percorso pedonale di collegamento tra Via Massoni e Via Unità d'Italia? Può darsi che si fosse. Qualcosa avevate detto, però Può dopo aveva darsi. sospeso e non ripreso l'osservazione, capito? Sì, C'era un era ragionamento anche sulle proprietà, secondo anche un aspetto delle proprietà, è vero, sì. me. Sì, esatto. Vabbè, dai, ci rimettiamo testa, come dice Jacopo, con calma. È sciagurata forte comunque questa linea. Molto. Scusate, siccome è riuscita un attimo, quindi questa rimane sempre sospesa? Guardando il fondo. La riguardiamo a un fondo, si piglia un intendimento definitivo, tanto le questioni mi pare che ci sono tornate tutte in mente. Ok. Allora, È stata l'ultimo. era l'ultima questa? No, è questa che La fate oggi. 338. C'era una correzione banale, c'era da levare la parola in alternativa. Sì, è lo E stesso errore che poi abbiamo visto poco fa su quell'altra. Torna su, Stefano, vedete, residenziale anche in alternativa ah, convenzionale. sì, è vero, sì. Quindi questo è corretto, ok. Poi, Se ah, volete, scusate. Manuela, questa qui è, vedo sospesa per sopralluogo, se mi dite qual è, così. È la TR 3.6 43. È in via 12 agosto. Ah, sì. Bene, anche qui se volete vi faccio una sintesi di quello che era emerso. Allora, tenuto conto delle condizioni particolari della viabilità all'incrocio con la via Don Eugenio, non mi ricordo il titolo
titolo preciso della strada. Don Eugenio Benedetti. Benedetti, Benedetti. Ecco, allora siamo in quella posizione lì, lo vedete bene, quell'otto cinto di rosso. Percorrendo la via 12 agosto avevamo riscontrato una presenza piuttosto diffusa di parcheggi dall'intersezione con la Sarzanese fino al punto in questione. E rispetto alla proposta che era stata immaginata nella scheda, avevamo immaginato due alternative che in entrambi i casi volevano ridurre la superficie a trasformazione fondiaria e anche il parcheggio, tenuto conto del fatto che sembra non essere necessario, vista la presenza di altri parcheggi nella strada, l'ulteriore dotazione a parcheggio. D'altra parte non è pensabile neanche effettuare degli allargamenti stradali in continuità lungo quella strada lì, perché non ci sono le condizioni, per cui si immaginava, e questo l'ho comunicato anche all'ufficio, di limitare la superficie a trasformazione fondiaria e di conseguenza anche il taglio, il numero delle residenze e il parcheggio, eventualmente individuando come ulteriore operazione perequativa un intervento pubblico di altra natura. Torna, commissario. Sì, torna esattamente quello che si era detto. Ok. Sì, però... Ma se non servono parcheggi è opportuno farla, quell'intervento lì? Appunto. Ma non fare. Il ragionamento era che è chiaro che un parcheggio propriamente detto è eccessivo, appare eccessivo, però tenuto conto del fatto che c'è un'intersezione lì davanti, che effettivamente le condizioni di viabilità sono piuttosto strette, un minimo parcheggio che si porti dietro anche un pochino di allargamento stradale male non fa, nella condizione però che comporta una trasformazione fondiaria molto più ridotta di questa, che è l'ingombro di tutto il lotto fino al limite del territorio urbanizzato. Questo era stato un po' il discorso. Sì, ma ci fai un parcheggino, Jacopo? Sarà per le case che ci vengono costruite. Non lo so, non lo vedo un intervento, visto il sopralluogo che avete fatto, così importante. Noi lì si è parlato di fare due unità abitative e il parcheggio a pettine davanti. Questo sì. Era quello che si è detto quando eravamo lì. Più logicamente qualcosa di perequazione. Sì, con un taglio, sarei immaginato anche un taglio possibile di 80 metri quadrati ciascuno. Sì. Scusate, ma non ne può fare una unità obbligativa invece che due e far parcheggino a pettine davanti? Ma oppure un'altra opera di perequazione invece. Appunto. Che se il parcheggio pubblico ritenete... Che avete detto l'intesi? Ho detto che il lotto è talmente piccolino che io gli darei un'unità abitativa e il parcheggio. Ma infatti è quello che stavo per dire io, capisco perché due. Noi comunque, ecco, al di là del numero delle unità, noi immaginavamo comunque per la perequazione il parcheggio a pettine più un'altra opera. Questo perché? Quel posto lì è una e magari meno perequazione, ma una, cioè non è il fatto della perequazione anche da altre parti, perché lì è piccolo, io lo conosco perché ci sta un mio amico lì in via 12 agosto e non serve nulla, cioè comunque va bene, vediamo, insomma decidiamo. Io la vedrei più una casa, sì, e un parcheggio, ma... Aspetta, non so come grande quanto ci possa venire grande lì, non me lo dico. Jacopo, no, volevo fare questa considerazione. Se voi, diciamo, tra i commissari che avete fatto il sopralluogo, no? Ritenete che effettivamente quello che serva è, no, diciamo, un piccolo parcheggio che è un po' più un allargamento stradale, diciamola così, effettivamente allora forse si potrebbe dimensionare l'intervento fondiario su questo e fare un'unità immobiliare, perché diversamente ora
sarebbe anche difficile, no, trovare ora nell'immediato un'opera perequativa diversa. Quindi tutto sommato, forse se voi alla fine avete rinvenuto questo interesse pubblico, si potrebbe dimensionare l'intervento di conseguenza. Valutiamolo, valutatelo, insomma. Già loro avevano chiesto, se non ricordo male, 3 unità abitative, gli se ne dà 2 più piccole e più un pezzettino di parcheggio, e poi si andrà a cercare una perequazione, no? Un po' andrà L'unica bene cosa, con quello. Graziano, che va trovata è una perequazione. No, ma io sono Sì. E d'accordo, Dueling. Io, vabbè, se Graziano, non sei d'accordo, è un dico altro discorso, perché questo poi, no, questo è un no, no, altro paio lo di maniche. dico, per me lì è giusta una casa, farcela fare, ci mancherebbe altro. È bellina. Avete visto che c'è necessità di un allargamento, che lì non è neanche un parcheggio. Poi guardiamo, andiamo con Google, lo rivediamo anche meglio, anche per gli altri. Io lo conosco, però magari a Michela meno. Sì, serve a nulla quasi, dico la verità. La dimensione del lotto, un'abitazione e il parcheggio a pettine va bene. Se si fa Certo, due sono d'accordo. vogliono due accessi, ci vogliono due parcheggi, ci Appunto. vogliono, cioè, occupano tutto, È certo, è quello che dico io. Perché è talmente piccolo che se ci fai due case finisce il tutto. sì, tenete conto che insomma, anche con un'unica abitazione, la realizzazione di un allargamento, insomma, di uno scanso sosta, diciamo così, mi sembra minimamente oneroso lì. Eh? C'è già un edificio? C'è un fabbricato, non è precario, ma insomma, diciamo, una capanna, sì. Sì, se è un TR recupero l'area, se è un TR recupero. Ah, ok. E è sempre di proprietà dell'osservante, certo. E è nell'ottica. Ora ci porta l'omino, Stefano. E quelle capanne lì, sono quelle capanne lì. Sì, sì, è questo lo stato dei luoghi. Ma io ascolta, un'abitazione, il parcheggio, se l'ho capito Ha qua. già un'abitazione e una forzatura, ma insomma di una filiazione ci mancherebbe altro. Ora, due lì non ce le vedo. Il discorso della viabilità lo bypassi accedendo da quella strada poderale che c'è lì, poi tagli perpendicolare e entri nelle due abitazioni, entri. Quindi Ma per l'accesso avere non due è. abitazioni ci vuole già un bell'interesse pubblico e lì non ce l'avete visto questo grande interesse di No, io parcheggio, dicevo giusto? sulla fattibilità. Per quanto riguarda la viabilità, lo slargo della viabilità è relativo. Il parcheggio, stante l'attività che sono lì e che le macchine poi, che quella è relativa, ma siccome su via Eugenio Benedetti e su via 12 Agosto, dico, fioccano le sanzioni ogni giorno lì, no? Perché parcheggiano lungo la via, parcheggiano, tant'è vero che i residenti su una strada di campagna sono costretti a pagare il passo carabile, che a torto ragione sostanzialmente, se non hanno quello, ti parcheggiano davanti al cancello di casa. Benché buona parte di queste abitazioni sono nate sulla scorta degli standard, e quindi dovrebbero averlo avuto all'interno delle sede, ma tant'è che parcheggiano Ecco, lungo appunto, la non via entriamo. principale. Alberto, ma allora ci vuole il parcheggio? Io non riesco a capire se avete visto Ascoltami, facendo il sopralluogo un parcheggio che lì, serve il parcheggio quello che c'è là, che è là, che è vuoto davanti alle case col tetto tondo, quello lì, dico, le case lì sono tutte villettine singole col suo giardino e la sua sede, e lì non c'è bisogno, c'è un parchettino giochi, ma non ci va nessuno. Di contro, sulle stradine che sono 3 metri, quella via Benedetti, via 12 Agosto, che sono tutte fronte strada, per pigrizia la gente parcheggia lì sulla strada. Quindi delle due una: o istituiamo un servizio di pattugliamento H24 per 6 mesi come deterrente, o se no a questa gente, dov'è la macchina parcheggiata? C'è lo stop, c'è una Smart lì parcheggiata. Dico, o delle due, gli creiamo un'alternativa, stante che tanto ci conosciamo tutti, perché mi ci metto anch'io per pigrizia, per menefreghismo, come tante volte succede, o perché poco tempo,
parcheggi lì e fai le tue cose che devi fare, anche se semplicemente andare a trovare un cliente o un conoscente. Quindi io dico, non facciamoci un parcheggio da 50 posti macchine, neanche da 30, ma 4, 5 posti auto, 6 posti auto sicuramente alleggerisce la situazione, perché lì o tagli la risede alle case per allargare la strada o c'è da trovare un'alternativa, che può essere, ripeto, o servizio pattugliamento dei vigili, dove per 6 mesi si decide di fare tout court, le multe a tutti quelli che parcheggiano lì, ma tanto dopo 6 mesi ritorneranno a parcheggiarci, o gli creiamo una situazione, allora possiamo anche essere legittimati se gli creiamo il parcheggio a mandarci per 6 mesi i vigili a dici, t'abbiamo fatto anche un'alternativa, continua a farli e ti ghiottiamo la multa. Questo è quello che dico io. Sulla scorta di questo intervento direi che tre sono eccessive, come ha chiesto la committenza. Uno, se si gli fa fare quella cosa lì, mi sembra riduttiva, la verità sta nel mezzo, secondo me. Due, di 70-80 metri quadri, 90 metri quadri potrebbero essere localizzate, perché come dicevo prima, se vai giù dalla bigliettina, tagli e fai due accessi all'interno del suo casetto col giardino, non precludi. Tanto quella viabilità lì c'è da tenercela lì, no? Perché va a quelle case laggiù in fondo, la sfrutti per fare l'accesso alle altre due, disponi parallelamente alla strada, ecco risolto i problemi di accesso. Ho detto. E quindi sei posti macchina di parcheggio pubblico e le villette avrebbero il suo parcheggio all'ingresso. Quindi questi posti auto sarebbero utilizzati dal parcheggi pubblici, diciamo. Secondo me lì, ascoltami, 4-5 paralleli alla strada ce ne stanno, 2 o 3 le puoi mettere come parcheggiata quella, cos'è una Megane, quella Renault lì, le metti lì, secondo me una decina di posti auto lì ce le rimetti. Se capisco Se c'è bene, allora la io necessità, ragazzi va resto bene. convinto che lì più di una casa, mi sembra, sì. Viene una Quando ci pista. stanno 180 metri quadrati di superficie, ma dove le metti? Appunto, io lì non ce le vedo, è piccolo, lì ci sta una casa, cioè ora non perché voglio fare, basta. Quanto hai detto che è grande, Roberto? No, io dicevo 90, come ha detto Iacomini, 2,90 sono 180 metri di superficie, è più grossa dell'otto tra poco. Appunto, volevo di questo io, cioè non ce le Robè. Me lo insegni te, no? Le puoi fare 45 e 45 sul due piani, non mi hai detto che devi fare due terratetti, no, Roberto? Io che fai 40 e 45, ecco, me le hai fatto 90. Un occorre che tu faccia un piatto. Lo misuri l'otto, perché poi ci vogliono anche due garage da 20 metri quadri come fanno tutti, poi ci vuole il forno e la legnaia come fanno tutti, e Ma poi ci vuole anche la bicicletta ma come fanno tutti. perché, ma scusate, ma perché non si fa una casa fatta bene? E fa quei 4-5 parcheggi, che la perequazione mi sembra anche giusta, e fa una bella casa. Che Vabbè, fate invece? se il forno e la legnaia non ci sta, non è che dobbiamo fare una progettazione di dettaglio, no? Nel Ma dimmi senso, un'altra se cosa, non perché ci la sta, non ci pista sta. l'ho. Misura l'otto, Iacomini, è talmente. Datemi un attimo, ci vado, un attimo, ci vado, ci vado. Ti devi togliere il parcheggio, non so io quanto gli resta. No, sono d'accordo, lo dico prima, io del pattumai non mi gatti. Roberto, certo si partiva da 3 e 2,70 di metri, insomma, no? Capito? Può partire anche da 6. Che vuol dire quel discorso lì? Dire, ma entrare sì, cioè Ma scusa, uno ti può chiedere anche 5 case, allora perché te ne chiede 5? Ma sa che non ce ne può volere. Allora te dici, perché una perequazione andiamo nel mezzo, ne do tre, magari due, quelle voleva. Cioè, no, cioè, secondo me la perequazione è non lo buona. capisco. Cioè, o lì, secondo voi, ci stanno due case, va bene, se per me no, però se per voi ci stanno, va bene. O non si può fare un discorso, ne chiedeva tre, allora se ne dà una e poca, due, no. Se si capisce che lì ci possono star bene, sì, e c'è anche l'interesse pubblico, perché poi dopo. La parte perequativa, se ne do due case, non mi serve quel parcheggino, perché si chiede 50.000 euro per fare una casa da un'altra parte, e lì un parcheggino, allora, non c'è neanche la misura perequativa allora. Allora, Ma io la perché vedevo.
Per me è questo il punto, Riccardo. La Certo. perequazione va rafforzata, tant'è che si era introdotto un elemento di perequazione esterna al lotto. Se in questa fase è difficile poterlo prevedere, è un altro paio di maniche. Allora, Posso fare una proposta? La proposta è duplice. Da un lato verifichiamo bene la fattibilità, ora Alberto in parte lo sta facendo, dell'inserimento di due unità abitative. La fattibilità tecnica, intendo dire, al di là delle opinioni, Riccardo, parlo proprio di un aspetto di fattibilità tecnica. E dall'altro lato, visto che questa è una proposta della Commissione, no? O meglio, di una parte della Commissione fra coloro che hanno fatto il sopralluogo, suggerirei in particolare a Graziano, no? Perché sono alcuni commissari, no? Che fanno una proposta, magari di verificare qualora sia fattibile tecnicamente con l'ufficio lavori pubblici quale potrebbe essere anche una perequazione, no? Perché questo l'hai detto anche te, Graziano, che il vostro intendimento era due, ma aumentando la perequazione. Quindi magari potresti farla anche te questa verifica, eh? Che dici? Se è fattibile tecnicamente, che se poi viene fuori che un c'entrano due, allora è un altro paio di maniche, insomma. Vabbè, tanto guardiamoli com'è il discorso, Sì, va visto che lo guarda bene, io poi mi lui. adeguo, se si decide una cosa, decidiamola tutti insieme. Cioè, a me mi sembrava di fare una cosa fatta bene, bella, che invece di fare le solite cose brutte, in quel senso Pensa lì. che se ne aveva chiesto tre, forse il tecnico aveva già visto che c'entravano, se no l'ha chiesto così, non lo so, eh. No, no, mi chiedo, io mi metto un po' nei piedi di chi ha fatto l'osservazione. L'osservazione, ne abbiamo viste di quelle che, vabbè. Comunque rimaniamo in questi termini allora, sono le 6:30. Rimaniamo così, c'entra chi viene e va benissimo, io l'avete Va visto. approvata comunque a pro dell'interesse pubblico una formula perequativa che al di là del parcheggino lì davanti ci metta qualcos'altro, mi pare che su questo siamo tutti d'accordo. Io ragazzi dovrei andare via fra poco. Sì, ma infatti volevo concludere per questo. Ah, Ci ok. vediamo. Allora Come ci vediamo rimaniamo? domattina. Ma con questa Ci osservazione, vediamo quindi ci questa la aspettiamo. sospendiamo un attimo, direi, per gli approfondimenti che abbiamo detto, va bene? Sì, Va bene. guardate, cioè, se si riesce a trovare una quadra, bene. Ok, allora domattina, va bene? A domattina, va Domani. bene. Ma, Ok. tu Alberto, appunto. Per la cronaca, un secondo, poi tanto lo Ah, salvo sì. domattina. Domattina condivido lo schermo. Sì. Ci sta una bifamiliare abbondante. Stefano, mi blocchi la registrazione, per favore. Ci sta una bifamiliare abbondante Sì. e poi c'è un. Cioè, per assunto ci rimarrebbe un parcheggio di circa 450 metri quadri se uno facesse tutto parcheggio. Quindi, secondo me, ci sta. Poi domani lo discutiamo a quattro occhi. Vi faccio vedere una bozza che ho fatto in 8 secondi di progettazione. Va Riccardo, bene. allora avevi ragione te che tre non ci stavano, se ce ne sta qua a stento, insomma due, l'aveva No, ho chiesto tre, ne aveva chieste detto due troppe. abbondanti, ce ne stanno anche.